Il cimitero delle illusioni e altre storie sulla privacy. Io ho un piccolo posto che mi è molto caro e forse anche alcuni di voi lo conoscono e hanno il proprio. Si chiama il cimitero delle illusioni e ogni tanto lo vado a visitare. Contiene tutte le mie illusioni passate, le cose in cui ho creduto e in cui non credo più. Perché se è importante e inevitabile crescere e cambiare, è altrettanto importante avere memoria di ciò in cui si è creduto, per non rifare gli stessi errori, per poter guardare a se stessi con la distanza minima che permette di vedere il cambiamento, per non dimenticare. Ogni visita al cimitero delle illusioni è sempre un po' dolorosa, ma è necessaria e mi ricorda di privilegiare la ragione sulla credenza. Mi ricorda che per poter ragionare bisogna potersi basare su prove materiali e non solo su idee pazzerelle che galleggiano in aria o, per citare il poeta, fanno poi giro e se ne vanno. Ce ne sono tante di illusioni seppellite qui, perché per potergli dire arrivederci, da qualche parte devono pur stare. All'entrata del cimitero delle illusioni si trova subito la grande tomba di Jean-Jacques Rousseau, ormai coperta di sterpaglie. Ci passo davanti veloce veloce, non mi fermo più lì da quando ho superato i 20 anni, ma mi fermo invece sempre, e a volte piango, davanti a quella del mio entusiasmo per la tecnologia. Che tempi. C'è stato un tempo in cui ho imparato a crittografare i messaggi e anche le email. Ricordo di allora espressioni come crittografia per le masse. Il punto era che per difendersi dal grande fratello, per usare la celebre espressione di Orwell, bisognasse imparare e insegnare a tutte e a tutti gli strumenti di difesa, senza delega. Poi il grande fratello sono diventati tanti piccoli fratelli e abbiamo scoperto che la gente non voleva davvero imparare, ma essere comoda e che la convenienza vinceva sulla libertà. Non lontano c'è la cappella del faccio politica su Facebook perché sta in un prato molto ampio, tagliato all'inglese. Ci sono diverse piccole tombe con brevi scritte, tra cui non dobbiamo lasciare questo spazio alla destra. Lo devo usare per lavoro. Bisogna nazionalizzarlo, è una risorsa comune. Lo critico dall'interno e anche io sono immune alla propaganda. Come pure tengo famiglia. Perché ora io lo so che Facebook è particolarmente crudele con le persone indifese e che starne fuori è un privilegio che non si può permettere chi emigra, chi non ha lavoro, chi non possiede altri strumenti o chi soffre di solitudine. E per questo qui lascio un fiore. Passo veloce vicino alla statuetta del faccio marketing politico ma non sono una lobby. Sputo su e poi lascio un fiore appassito sulla tomba del capitalismo democratico, proprio di fianco all'obelisco della meritocrazia. E costeggiando il sentiero arriva un piccolo laghetto, sposto col piede una barchetta che si avvia così verso l'altra sponda. Sulla vela c'è una scritta con uno sponsor che recita «Siamo tutti sulla stessa barca». Perché ora io lo so che non è così. Ora lo so che non siamo tutti sulla stessa barca, che c'è chi si può permettere di stare a casa e di non lavorare durante una pandemia e chi non se lo può permettere. C'è chi come casa ha un castello e chi non ce l'ha. Ora lo so che il privilegio è ciò che ci permette di pensare che qualcosa non sia un problema solo perché non ci tocca personalmente. C'è poi il grande blocco delle ideologie che non considerano la questione di potere, con la fontanella colorata. È un grande spiazzo chiamato «Tutte le ideologie hanno uguale valore». È il posto dedicato alle ideologie che pretendono di essere valide senza tenere conto della questione di potere. Qui sta l'obelisco del libero mercato neoliberista, che porta incisa la frase «il mercato si regola da solo». Non ci perdo mai troppo tempo in quella piazza, perché l'ho sempre saputo che esistono ideologie illegittime. A sinistra trovo la grande spianata della dottrina della trasparenza radicale. Qui c'è la statua dedicata a Julian Assange, con la scritta «La crittografia è la forma finale di azione diretta non violenta». Ci sono molte piante attorno, la pianta dell'opinione pubblica, quella del consenso informato, quella dell'autonomia degli stati-nazioni, e il prato è pieno di lips in fiore. Ecco il secondo lago, il lago dei big data, dove sguazzano gli algoritmi neutrali. Nuotano liberamente e un cartello ricorda che tutti possono usare e analizzare i dati contenuti nel grande lago e anche farci nuotare il proprio algoritmo, se si sono ricordati di portarlo con sé, se non hanno scordato le pile. C'è la catacomba della neutralità della tecnologia, concetto che non tiene conto della scala, né del potere, né del contesto, e non solo di chi la usa e a che scopo. Questa catacomba rischia di diventare molto popolare. E c'è anche un camposanto molto grande che pullula di piccole e grandi lapide, ma non ci voglio entrare oggi, vedo da lontano la lapide del «se lavori duro diventerai ricco», di fianco al cenotafio della meritocrazia, e accelero il passo.
Dall'altra parte del lago ce ne sono alcune grandi e in costruzione. Alcune potrebbero diventare imponenti, ma mi ci avventuro solo quando ho i guanti da lavoro. Oggi no. Passa sotto l'arco del privilegio, con la grande scritta «È sufficiente trattare tutti allo stesso modo per non sbagliare». Ma oggi voglio visitare il colombare della tecnocrazia, che è una sezione piena di manuali, che pare sia obbligatorio leggere per essere meritevoli. Entrando si sente un profumo intenso e preciso, abilismo, conclassismo, un poco di colonialismo, una punta di maschilismo e legno di cedro. Mi ricordo quando la tecnocrazia ha ceduto il passo alla giurisprudenza, il passaggio dalla difesa individuale del singolo alla difesa comune e collettiva, attraverso leggi adeguate. Allora lascio un fiore sul cippo che recita «La legge è uguale per tutti». Qui vicino si sta costruendo l'ossario della social justice, che conterrà le azioni a sciame, la mente alveare, le petizioni online e anche la decentralizzazione. Mi stringe sempre il cuore passare davanti al monumento del software libero, che pure di dimensioni considerevoli è oscurato dal più grande monumento dell'open source, il quale lo oscura come volesse sussumerlo, come del resto è realmente accaduto. Perché ora lo so che non basta che un software sia a sorgente aperta per essere ok, perché non è realistico leggere 400.000 righe di codice per sapere se non fa nulla di malevolo. Senza contare che viene aggiornato molto spesso, rendendo inutile la lettura precedente all'aggiornamento. In lontananza scorgo l'inizio delle fosse delle parole fatte apposta per confondere. È una sezione particolare del cimitero delle illusioni ed è là che riposa SMART, con un sacco di altre parole in inglese, ma non oggi. Non voglio neanche entrare nel parco delle guerre giuste. Alla fine della passeggiata mi siedo sempre a riflettere sulla panchina davanti alla tomba per me più importante. È molto, molto grande, quasi un mausoleo, ed è la libertà senza uguaglianza. Perché ora io lo so che non esiste la libertà senza l'uguaglianza. La libertà senza l'uguaglianza è la giungla e l'eguaglianza senza libertà è la prigione. E ora io lo so, non esiste una senza l'altra, prese da sole sono solo parole. All'uscita mi viene sempre a trovare correndo una gatta nera, cieca da un occhio, perché lo sa che ho le crocchette in tasca e mi piacciono i gatti. Provo ad accarezzarla, ma non si lascia mai prendere. È la terza di una cucciolata famosa e si chiama Fraternité, ed è sempre stata ignorata. E io so che non sono migliore, e me lo ripeto uscendo. Il cestino per i marchi e per le bandiere è subito all'uscita, sulla sinistra. Grazie. Se sono stato leggermente pesante, posso approfittare per una piccola prova a recuperare una minima e lo farò usando tre citazioni che amo molto, che sono abbastanza simpatiche. Una è quella di Marguerite Duras, femminista e scrittrice degli anni 70, francese, la quale disse una frase molto potente che tendo a ricordarmi sempre ogni volta che sento qualche cosa di simile, e disse chi sceglie il male minore dimentica in fretta di aver scelto il male. Poi voglio ricordare un'altra citazione, forse un po' dotta, però è simpatica, oltre a un altro signore che disse «Abbiamo bisogno di tutto il vostro entusiasmo». Un altro signore invece, chiamato Deleuze, disse «Datemi un po' di speranza, se no soffoco». E dunque, a questo proposito, l'ultima citazione è quella naturalmente di Joe Strummer, il quale disse «Il futuro non è scritto». Grazie.